Welcome boys! Girls. In questo nuovo video della Mysticraft, in compagnia di Darth Tremidus. Buongiorno. La scorsa volta sono successe cose abbastanza allarmanti, tra cui abbiamo notato questo tipo di messaggio su questo segnalibro, non so cosa sia, che dice: caro eremita, ti scrivo per confidarti una cosa. E parla dell'assedio di non capisco cosa, penso sia questa città o questo villaggio in cui siamo adesso. Ora, sta chiedendo aiuto all'eremita Trimitus con delle sue doti, parla di un Trimita definitivo. Ora, io vorrei dire, che cos'è tutto ciò? Intendo, Mattia, vabbè, noi siamo amici da abbastanza anni, ti conosco nella realtà, ok, però ci nascondi qualcosa? Questo volevo dirti. Nel senso che se c'è qualcosa, e magari non vuoi dirci tutto, va bene, ti possiamo capire, però magari dacci spiegazione, ecco. Diciamo che questo signore non lo conosco, mi conosce solo così per fama. Si sa che io sono famoso. Sì, che significa sei famoso? Scusa, no, è una cosa davvero strana. Nel senso che non so che cosa tu abbia fatto, però scusami, siamo su Minecraft comunque. Cioè, nel server non entra gente, siamo soltanto noi due, il server è privato. Cioè, qui parliamo di non so chi, di Comandante Trimitus, ok, ti scrive a te. Comandante, in che senso? Questo chi è? Cioè, è impossibile che ti conosce per fama. Ma te lo posso garantire, mi chiamo comandante perché è divertente, erano nomignoli di quando eravamo più piccoli, più Ma chi è giovincelli. questo? E nessuno, solo un mio amico così, così. Cioè, così. Parliamo Gua molto guarda, tra spesso. tutte le cazzate che stanno succedendo, questa è la cosa meno credibile del mondo. Io ti tengo d'occhio, te lo dico. Io non ho segreti, né tantomeno tu c'hai segreti con me. O almeno così dovrebbe essere. Siamo tornati perché c'era il cannocchiale. Qui avevo visto che c'era il cannocchiale. Poi, quando non ho registrato, ho visto che qui c'era un cannocchiale. Che è un'introduzione della nuova. Comunque, Patch, della patch. nuova. Ecco, della nuova patch. Guarda, non saprei, nel senso. Ah, mele. Vabbè, qualcosa di positivo in tutto ciò. Che c'è? Dimmi. Che Vedo una struttura strana da questa parte. significa? Ma che cazzo. Qualche No, no, struttura. aspetta, io ho i junk non troppo avanzati. Ma ho visto qualcosa pure, sai? Che cosa accade? Un attimo a Ma ispezionare. vieni da qui, Ah, si vede bene. ma A parte. perché quella era? È tipo un tempio indietro. Un Ma fino a tempio. prima non c'era. E beh, Nello scorso sì. episodio non c'era perché noi tipo. Non ricordo. Cioè, lì ci siamo andati a distruggere gli spawner. Abbiamo combattuto contro. Contro il capo sgherro. E grazie a Mattia, questo non so il motivo, ancora questo ci devi spiegare, è andato via. Cioè, capisco l'armatura, ma poi chi te l'ha fatta quella struttura, torre di Tremitus? Questo è ancora non te lo posso dire. Sarà qualcuno, forse. Che c'è? Vabbè, guarda, lascia perdere. Guarda, qui c'è un tempietto, ecco appunto. Aspetta, non andare nell'acqua perché non vorrei fosse una trappola. Guarda, io ho provato a spaccare ma non vedo nulla. Unica cosa che ho notato, sai che su Minecraft i fari di solito si mettono. E poi non so, comunque metti tipo il colorante per il vetro e diventa di quel colore. Ecco, qui il faro non c'è, cioè, viene da profondità. A questo punto direi proviamo a spaccarlo No, perché. no, Come? non farlo, no. Perché? Davvero no, non facciamolo. Ma come? Ma il motivo? Cioè, abbiamo sempre spaccato. Sì, però a questo posto mi sento legato. Ti Ho senti la legato? sensazione. Non lo so, ho questa sensazione di legamento. Però potremmo passare per quella miniera. E Quella miniera. Nel perché? villaggio c'è una Dato. miniera? Sì, c'è una miniera. Ho un po' girovagato e ne ho individuata una. E secondo me
È logico, più che distruggere i nostri utensili, dirigerci in quella miniera e cercare di raggiungere questo posto. Va bene, nel senso, facciamo in questo modo, sì, comunque non distruggiamo niente. Ma scusami, in che senso sei legato a questo villaggio? Te lo posso spiegare, ho solo questa sensazione. Questo è quello che devi Oh, sapere. non ti sto capendo. Fidati di me, fidati di me. Beh, è Guarda difficile com'è fidarsi di uno che non l'immagine. ti dice la verità. Ma senti, dov'è questa miniera? Che tu conosci a quanto pare. Sì, è proprio vicino a questa casa del Primitra, ecco. Questi li hai messi tu? No, quelli no. Li ho trovati proprio così. Ma è un dungeon. Fatto male, ma è un dungeon. Eh sì, diciamo sì. Smeraldi. Diamanti, diamanti, Smeraldi. diamanti. Smeraldi. Diamanti per tarocchi. Va bene. E che inoltre si è aperto il commercio, quindi in dubbio. Ma da quando? Scusami, vieni un secondo. Vieni, ecco, E i esci. dungeon Ecco. c'hanno sta scalinata? Inoltre così ordinata? No, sono sicuro di no. E inoltre una torcia. Appunto, una torcia. Perché? Strano, un po' strano. Ma Come hai piazzata tu? più torce, guarda. Inoltre un altro smeraldo. Ma ci sono due torce. Noi non le abbiamo ste torce. Vabbè, i minerali li abbiamo presi quasi tutti. Vabbè, c'è quello. Le due torce di. E le anime penso siano quelle, vabbè, quelle del cimitero che ormai stiamo vedendo. No, penso Dappertutto. proprio di sì. Ma. C'è qualcosa qui. Entra ma attento. Ma C'è solo un guarda. Oh foglio Madonna, per il che momento. cavolo è. Ah! Che è questo? Per quanto possa essere figo, Foglio. inquietante. Questo sì. Vabbè, Eh sì, dai. Inoltre una coltivazione, un le foglio. coltivazioni sono tipo quelle che. Lascia aperte le chest, per ora non tocchiamo nulla. Vabbè, a dirti la verità mi pare una base. Sì, appunto, guarda qui, qui c'è carbone. Però, carbonella per la Tu prendi il precisione. carbone, io carbonello. Sì, qui Come? c'è un altro carbone nella fornace che prendiamo perché stiamo messi male. No, qui sembra. Ah, semi, no. Visualizza se ci sono semi. Ma non sembra nulla di che. Nel senso. Oh, no, e questo non è nulla di che. Questo di sicuro non è normale, questo non spawna nei mondi di Minecraft. Ma vabbè, questa è una base, manco questa spawn. Però questo. Quattro armature. Ma mi sono ricordato una cosa. In questo libro dice: in caso di fallimento ti invieremo quattro soldati di classe inferiore, così che tu tramite le operazioni possa unire i quattro guerrieri in un'unica figura, nel Trimitat definitivo, come racconta la leggenda del Dardo. Quattro soldati. Di classe inferiore, perché Possiamo. l'armatura in oro non è chissà che. Allora suppongo che qua il processo di fusione. Che processo di fusione? Mi spieghi? Cioè, il processo di fusione, tu non mi stai dicendo la verità. No, Tu, no, no. Io te l'ho detto la. questa base, la conoscevi? No, no, no. Mio signore, no. E mi Questo pare. no. Ma che cazzo. Ma. Stanno. No, mi è arrivato un colpo. Qui c'è un altro libro. Il Trimita, post fata resurgam. Dopo i fatti risorgerò. Dopo i fati risorgerò. Vabbè, i fati del Significa? destino. Aia. Perché tu hai ricevuto il danno? Prima, ma. Perché adesso l'ho ricevuto anche io. Dopo i fati risorgerò. Il Trimita post fata resurgam. È scomparso il libro. L'ho preso io. Fammi vedere. Adesso capisco. E mi stavo preoccupando. C'ho un nome. Guarda il titolo del libro. Scusami, del Trimita. Cioè, mi stai dicendo che tu non sei il Trimita?
io non lo conosco questo strano Trimito. Io sono Trimitus. Beh, la lettera era a te. Beh. Penso. Comunque, non so cosa sia sto robo. Penso sia della nuova versione. Si spera sia così. Oltre a questo, non vedo altro. Qui no. No, qui c'è altro. Sembra. Ma. Sembra una. Una semplice. Una stanza da letto. Un'armatura. Niente. Qui c'è un libro. C'è un altro libro. Ah, me lo dai? Tieni. Diario dell'eremita. Vita da eremo. Giorno 1. Amo Scaverri e soprattutto amo la mia terra. Voglio conoscerne le profondità e costruire un tempio al re. Giorno 10. Penso di non aver minimamente bisogno di altro oltre a picconi, carta e penna per essere felice. Il mio caro amico, nonché nostro re King Trimitus, è appena tornato in patria dopo una visita al nostro villaggio. Egli è una grandissima persona e un ottimo re. Fiero di essere al suo servizio. Giorno 58. Gli scavi procedono a meraviglia. Il tempio del re è quasi terminato. Si trova nelle profondità di questa miniera. Giorno 67. Giungono voci di una guerra in corso nei villaggi alleati al re. Degli strani e grossi esseri stanno creando problemi. Meglio scavarsi un buon bunker. Giorno 87. Il villaggio assediato è stato definitivamente conquistato. Siamo in una situazione critica, mai vista da oltre 3 secoli. Siamo in stato d'allerta. Giorno 84. È la fine. Quegli esserci ci hanno presi di mira. Il re mi ha scritto una lettera e sta venendo in nostro soccorso con la sua legione elite, vi prego. Giorno 97. Sopra i miei scavi c'è il finimondo. Il re è arrivato giusto in tempo. La popolazione sta resistendo bene all'attacco grazie alla legione. I miei nemici sono numerosi, non so se riuscirò. Giorno 98. Il re è morto. Maledetti, avete ucciso il capo di un grande regno. La pagherete caro. L'eremita non vi perdonerà per questo. Giorno 107. La guerra è finita. La popolazione è salva. Non ci sono gravi danni, ma il re è morto. Sono stati svolti funerali sulla struttura da me fatta. Doveva essere la sua casa. Giorno 108. Il Trimita è definitivo. Oh mio caro re, chissà se la tua fede nella leggenda non era pure illusione. Finché vivrò, le tue speranze potranno avere vita, e chissà, magari. E finisce così. Quindi, allora, ho visto una cosa. Se dice che parla del re di un King Trimitus, King Trimitus a questo punto non capisco se sia proprio questo Trimita. Questo eretico, cioè questo in realtà è l'eretico di che parlano. A questo punto mi chiedo. Suppongo sia così. E poi parla del re che è morto, il King Trimitus. Quindi, da quel che sto leggendo, non sei. Quindi tu. Spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche su tutte e non su personalizzate, condividete il video. Hi boys and girls!